Siamo qui nel mio laboratorio iconografico di San Leo, sono qui con Gianni e la Maria Chiara, soprattutto la mia allieva preferita, e presento questa mattina questo libro, Il segno di Giona, che scrissi l'anno scorso, soprattutto un manuale interattivo per iconografi principianti, arrivato adesso alla seconda edizione e lo trovate già disponibile nelle librerie. È un libro che si divide in tre grandi parti. La prima parte soprattutto si occupa di teologia, una parte un po' per addetti ai lavori. Per chi lo legge la prima volta va molto bene invece la seconda parte, si occupa di spiegare 13 icone, come per esempio l'icona della discesa agli inferi o anche l'icona della Natività, quella che mi trovo qui, che trovo qui alla mia destra. E la terza parte soprattutto è il manuale di iconografia. È corredato anche da un DVD interattivo con 40 filmati di Maurizio Grandi e l'ho sperimentato già per un anno in diversi corsi di icone e mi accorgo che molti corsisti utilizzano proprio i filmati per riprendere a casa la tecnica iconografica. Ecco, ci troviamo stamattina qui a Sasso Marconi, siamo vicini al casello della vecchia autostrada, alla mia sinistra il grande Sasso, la Rupe e dietro le mie spalle Villa Teresa, la grande struttura della diocesi dove anche la Maria Chiara, la mia allieva preferita, lavora. È una iconografa, è una violoncellista, questa mattina ci fa un regalo di Natale, con la sua mamma ci dedica un concerto di canzoni natalizie.